Ad ottobre verrà abolito il super ticket per almeno 625.000 lombardi, 18.000 utenti dell'ATS della montagna in condizioni di vulnerabilità, che saranno completamente esenti per il 70% delle prestazioni fornite dal sistema sanitario regionale. A deciderlo la giunta presieduta dal governatore Attilio Fontana, che amplia così l'esenzione attualmente destinata ad 1.150.000 lombardi con un reddito fino ai 18.000 euro. In particolare queste agevolazioni nelle spese sociosanitarie, che valgono complessivamente 10.456.000 euro, riguarderanno famiglie con figli e persone disabili. La Giunta Regionale Lombarda ha approvato un'altra misura concreta a favore dei nostri concittadini più fragili, e cioè un taglio del super ticket per 10 milioni e mezzo di euro, che va a riguardare soprattutto le famiglie, e cioè 625.000 lombardi potranno beneficiare dell'azzeramento del super ticket. La misura riguarderà tre diverse aree, e cioè tutti i nuclei familiari tra i 18 e i 30.000 euro che hanno un minore al loro interno, coloro che hanno un reddito tra i 30 e i 70.000 euro con almeno due minori nel loro nucleo familiare, e i nuclei che hanno fino a 90.000 euro lordi con un disabile all'interno del nucleo familiare. Quindi siamo andati a cercare di sostenere le famiglie, a sostenere le famiglie che hanno al loro interno maggiori fragilità. Una misura concreta, specifica, perché Regione Lombardia non lascia indietro nessuno. Vogliamo andare nella direzione di arrivare a una eliminazione completa di ogni esborso da parte dei nostri cittadini. Se riusciremo ad avere più autonomia e se le risorse continueranno ad essere quelle attuali, è chiaro che a breve riusciremo ad arrivare anche alla definitiva eliminazione.